Oggi voglio andarvi a dare 5 regolette, 5 trucchi per poter suonare dei fill efficaci e soprattutto suonare dei fill a tempo e nel modo giusto. Perché i fill sono una di quelle cose, i passaggi in italiano, sono una di quelle cose che non sempre vanno fatti, ma quando vanno fatti in un certo modo. Quindi è importante sapere bene come devono essere suonati. Quindi oggi voglio andarvi a dire 5 cose importantissime per i fill. Saranno 5 cose che, se siete principianti, perfetto, perché vi serviranno proprio di brutto. Se non siete principianti, seguite lo stesso, perché potrebbero esserci alcune informazioni che comunque vi potrebbero tornare utili. Quindi oggi andremo a sviscerare punto per punto e vi spiegherò bene tutto. Quindi mando la sigla, vi dico una cosa e partiamo. Eccoci qua. Allora, il tutorial di oggi l'ho fatto ispirandomi a una puntata di Vibely. Vibely è la piattaforma didattica che ho creato qualche anno fa, dove all'interno ci sono più di 150 corsi divisi per genere, divisi per argomento, divisi per livello. E uno di questi, che vado a cercarlo scrivendo molto semplicemente fill per principianti, appunto, ho fatto questo tutorial basandomi su due puntate presenti all'interno di questo corso. E attenzione, le puntate che vedremo oggi insieme anche ad altre sono completamente gratuite se cliccate il link qui sotto. Quindi avete la possibilità di vedere tutte quante le puntate, scaricare i PDF, scaricare le basi che ci sono, cioè le canzoni da suonare con quello che andremo a vedere oggi. Quindi cliccate qui sotto in descrizione, è gratis e vi vedete tutta una buona parte di questo corso. Quindi, allora, fill per principianti, eccolo qua, puntata numero 4. Andiamo a vedere subito la parte suonata di Andrea Peracchia. Ok, molto bene, quindi come avete potuto sentire, ci sono dei passaggi, cioè ci sono groove e passaggi che cambiano durante la canzone, sono sempre diversi. Quindi allora partiamo dal punto numero uno, cioè dove dobbiamo andare a suonare i passaggi. Questo è fondamentalissimo. Perché i passaggi, per prima cosa, nella batteria abbiamo due cose, groove e passaggi. I groove sono la cosa principale, quella che proprio determina il ritmo a tutta la band. I passaggi in realtà sono degli abbellimenti e dei segnali, diciamo, per la band. Nel senso, quando si fa un passaggio, quando si fa un fill, significa che probabilmente sta cambiando qualcosa all'interno della musica. Quindi anche questi sono fondamentali, ma dobbiamo farli nel momento giusto. Solitamente, come avete sentito in questo caso qua, il passaggio si fa ogni 4 battute. Cosa significa? Che noi avremo 3 battute di groove, cioè 1, 2, 3, 4. Sulla quarta avremo il passaggio, quindi 3 battute di groove e una battuta di passaggio, oppure 7 battute di groove e una battuta di passaggio. In generale il 98% delle volte è così, quindi attenzione, perché dobbiamo imparare a contare le battute. Contare le battute cosa vuol dire? Come facevo io prima, tutte le volte che cominciamo con la cassa, tum, pa, tum, pa, tum, lì, se non sentiamo ancora bene a che battuta siamo, allora contiamo 1, pa, pum, pa, 2, pa, pum, pa, 3, pa, pum, pa, 4. Quando arriviamo a 4 dovremo stare attenti, perché in quel caso avremo il passaggio. Oppure da 1 a 7 e poi quando arriveremo a 8 dovremo stare attenti, perché lì avremo il passaggio. Quindi questa è la prima regola fondamentale.
imparate a contare le battute per capire dove siete. Successivamente, dopo un po', vedrete che questa cosa viene automatica, quindi non dovrete più contare le battute, ma saprete già dove siete, perché sentirete il loop di quattro battute, cioè quelle quattro battute composte da groove e fill che si ripetono, oppure il loop di otto battute, quindi sette battute di groove e una battuta di passaggio. Ma questa è la base. Se noi ascoltiamo bene che cosa ha suonato Andrea Peracchia in questo video, vedremo che non fa una battuta totale di passaggio. Noi il groove facciamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cioè battute complete di ritmo. Ma il problema è che la battuta di passaggio non è 1, 2, 3, for di passaggio, perché i passaggi possono essere completi, come ad esempio in questo caso, dove ho fatto 1, 2, 3, 4 sia di groove sia di passaggio, ho fatto una battuta di groove, una battuta di passaggio, ma possono essere anche più brevi, come in questo caso. Andrea, se andiamo a vedere nel PDF, che vi ricordo, se cliccate il link qui sotto è scaricabile e potete vedere tutti quanti i video, qui avete la trascrizione completa e possiamo andare proprio a vedere che noi abbiamo una prima battuta di ritmo, 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 e siamo a quelle tre battute famose di ritmo, e nell'ultima battuta abbiamo queste due note finali che sono il passaggio ma prima ritmo. Cosa significa? Significa che in questo caso noi andremo a dividere la battuta per ritmo e passaggio. Quindi andiamo a suonare 1, 2, 3 di ritmo, e il 4 andremo a fare due ottavi, quindi due note all'interno di una pulsazione sul rullante. Quindi solo quella battuta finale sarà 3, 4. In questo caso il nostro passaggio sarà un passaggio che dura un quarto. Ma attenzione, noi non possiamo fare tre battute di groove e una e un quarto solo di passaggio. Dobbiamo fare in tutto quel loop che vi dicevo prima di quattro battute. Questo significa che avremo una battuta in cui ci saranno tre pulsazioni di ritmo e una pulsazione di passaggio. One, pa, tri, pa, pa. Una pulsazione di passaggio. E questo fill può essere deciso in base può essere lungo quanto vogliamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se andiamo a vedere sempre nel PDF dove c'è scritto tutto, nella parte dopo, cioè nella terza riga, abbiamo un passaggio composto da quattro note, quattro ottavi, rullante, rullante, tom, tom. In questo caso quanto sarà lungo il nostro passaggio? Sarà lungo due quarti. Quindi per fare una battuta totale da quattro quarti dovremo fare due quarti di groove e due quarti di passaggio. Quindi 3, 4. In questo modo facciamo la battuta totale e abbiamo le nostre tre battute di groove più una battuta mezza di groove e mezza di passaggio. Questi sono solamente alcuni degli esempi, perché poi ovviamente in questa partitura che vedete qua Andrea Peracchia ha suonato tantissime tipologie, partendo da ogni pulsazione della battuta, ma poi ovviamente andando avanti, anche perché appunto avrete il PDF completamente scaricabile di questo corso, e quindi vedrete che ci sono molti 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 esempi di quello che possono essere i fill. Un'altra cosa importantissima, e andiamo al punto numero 3 per quanto riguarda i passaggi, riguarda la semplicità. Allora, un passaggio come ad esempio questo, che per molti può risultare semplice, e in realtà è anche semplice, ma non vuol dire che sia banale o che non vada bene.
Questo perché? Perché la cosa importante per quanto riguarda i passaggi non è suonare 1000 note al minuto, la cosa importante è suonare le note nel modo giusto, a tempo e con la potenza corretta. Quindi in questo caso se io facessi... Cosa succede? Ho un bel groove, ma nel momento in cui vado al passaggio cade tutto completamente. O magari ho un passaggio, faccio un passaggio potente, ma sbagliato sul tempo. E adesso suonato può sembrare una cosa assurda, ma capita, ve lo assicuro, perché nel momento in cui andiamo a suonare un fill magari non pensiamo bene a quello che stiamo facendo, non ci concentriamo in pieno, quindi noi dobbiamo essere ben consapevoli di cosa stiamo facendo e farlo al meglio delle possibilità. Se quel groove lo stiamo suonando bene, perché sul passaggio dobbiamo dire sì, vabbè, tanto? No, suoniamolo bene e non preoccupiamoci che sia troppo semplice. È sempre meglio suonare bene una cosa semplice rispetto a suonare più o meno una cosa difficile. Se noi andiamo a fare... Solo perché ci sembra veloce, diciamo, questa è una figata, mi vedranno tantissimo le persone che mi stanno guardando al concerto. E quelle persone magari sì, ma se sbagli tempo, no. Quindi, semplice, musicale, è la cosa migliore. Poi, punto numero 4, che è un punto che io ripeto spesso all'interno dei video, perché per me è fondamentale, la questione di come va suonato un passaggio. C'è una regola che vi dovete mettere assolutamente in testa quando andate a suonare qualsiasi passaggio, e cioè andare a preparare il passaggio e preparare i movimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi andiamo a suonare un qualsiasi fill, come ad esempio quelli che faceva Andrea, o quelli che possiamo fare noi qui, facciamo ad esempio un fill completo da 4 quarti che Andrea Peracchia, avendo rullante, tom 1, tom 2 e timpano, faceva quello che io chiamo giro della batteria, ma in questo caso io ho un tom e un timpano, ma non preoccupatevi perché ogni fill può essere interpretato con qualsiasi batteria, più grande o più piccola abbiate, quindi io adesso vado a fare tutti ottavi, rullante, tom 1, tom 1, timpano. In questo caso, cosa succede? In questo caso, io nel momento in cui sono a velocità abbastanza bassa, posso fregarmene, diciamo, e andare a suonare senza pensare troppo. Ma nel momento in cui aumento un po' la velocità, anche solamente, devo fare una cosa importante. Devo prepararmi ai colpi dopo. Quindi nel momento in cui io do due colpi sul rullante, cosa succederà? Dovrò poi andare a dare due colpi sul tom. Se io do i due colpi sul rullante, rimango lì e quando devo dare i colpi sul tom faccio questa cosa qua, non va bene perché, come avete sentito, il suono non è proprio il massimo. Quindi noi dobbiamo dare i due colpi già focalizzati sul tom e appena abbiamo la possibilità, vedete, la mia mano destra, la mia mano forte, è già posizionata per dare il colpo sul tom. Quindi... questa è una cosa veramente fondamentale, è una delle cose più importanti nel momento in cui andiamo a fare un fill. Quindi importante è sapere già dove dovranno andare le nostre mani, non fare le cose a caso, ma dire ok, almeno pensare quale sarà il movimento delle mani. Il movimento sarà un movimento che andrà in senso orario, rullante, tom, timpano. Quindi in questo caso dovrò fare
ma quando devo passare da un tamburo all'altro, la mano dovrà già preparare i colpi dopo. Vedete anche tra tom e timpano? Io sono già qui mentre sto suonando l'ultimo colpo di tom. E questo è importante appunto perché quando dovrò portare su in velocità il tutto, allora non avrò nessun problema. Infine voglio farvi ancora sentire un pezzo di una puntata di Phil per principianti. Andiamo alla numero 7, che è l'ultima della prima stagione, dove Andrea ci fa vedere i Phil in sedicesimi. Quindi andiamo a vederlo di nuovo sulla canzone di prima, poi in realtà scaricabili quando avrete accesso al corso, che vi ricordo è gratuito, avrete sia la base a 90 sia la base a 130, quindi un po' più veloce. Ok, molto bene. In questo caso che cosa succede? In questo caso c'è un cambio di metrica, si dice, nel senso che prima suonavamo ottavi, quindi due colpi per ogni pulsazione, adesso andiamo a suonare quattro colpi per ogni pulsazione. Quindi sicuramente qui dobbiamo stare attenti ai movimenti, perché dobbiamo fare attenzione a non andare troppo veloci, quindi attenzione se avete dei brani molto veloci, non fate i sedicesimi, perché altrimenti vi ritrovate a tendere le braccia così, non fa bene alle braccia, non fa bene alla musica, non fa bene a niente. Quindi imparare, la cosa importante è imparare quali metriche, cioè quali velocità di colpi possiamo andare a inserire all'interno di una canzone, quindi all'interno di un groove. Quindi se abbiamo questi sono sedicesimi, io non ho una gran velocità, quindi posso andare tranquillamente a suonare i sedicesimi sempre con le modalità di prima, perché nel momento in cui decido quale metrica utilizzare, le modalità poi sono sempre le stesse, quindi fill fatto sulla quarta battuta o sull'ottava battuta in base a cosa vogliamo, e fill fatto sulla quarta pulsazione solamente, quindi 3 di groove più una di fill, oppure su terza e quarta pulsazione, quindi metà battuta di groove, metà battuta di fill. Posso decidere nello stesso modo di prima, quindi io posso avere appunto una battuta, cioè 3 battute di groove e poi metà di groove, metà di fill. Che adesso ho cambiato, perché poi ovviamente ognuno ricercherà la musica e le melodie dei Phil come vuole, oppure posso avere, volendo, anche ad esempio una battuta completa, quindi 3 di groove e una di Phil completa. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Prima vi ho detto, questa è una roba che serve per principianti, ma non solo. Perché in questo momento mi sono distratto
e non ho fatto il fill alla fine, quindi non rifarò questa parte perché appunto è una cosa importante per tutti. Dobbiamo rimanere concentrati, io adesso mi sono deconcentrato e a un certo punto ho detto porca miseria sono troppo in ritardo, quindi nel caso in cui fossi in ritardo il fill non va fatto perché altrimenti incasiniamo tutto. Però appunto attenzione perché questa roba frega non solo i principianti ma anche chi suona già da tempo e anche se magari sono dei fill facili, ma attenzione, quindi è caduta a fagiolo questa cosa. Con questo, ragazzi, io vi ricordo che in descrizione avete il link per avere queste puntate che vi ho fatto vedere oggi e anche altre del corso Fill per principianti di Andrea Peracchia su Vibely. E che dire, con questo mi raccomando, cliccate perché tanto è gratuito e avete tutti i video, avete i PDF e le basi scaricabili. E con questo io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!